quando era ancora lontano. Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Solo un'esperienza di amore gratuito che può realmente liberare una persona. È quello che accade al figlio prodigo, che dopo aver condotto una vita di dissipazioni, dopo aver vissuto una vita senza regole, ritorna alla casa del padre e spera di poter essere riammesso come un salariato. Il padre dirà ai servi: «Mettetegli l'anello al dito». È solo la libera scelta dell'amore di Dio che rende realmente liberi. Rimettendogli l'anello al dito, il padre gli restituisce la dignità di figlio di Dio. Ma c'è un paradosso in questa dinamica. Restituendogli questa libertà, gli restituisce la possibilità di rifiutare di nuovo il suo amore, di poter dire nuovamente: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Qui si gioca il rapporto tra la libertà e la regola dell'amore. È solo nella libertà che posso amare, è solo rendendo libero qualcuno che posso essere amato. Questo è il centro di tutto. Ogni legge, ogni norma, precetto, indicazione, regola, che è fondata sulla regola dell'amore, non vincola, ma libera, non soffoca, ma è aria ossigenata. E allora perché facciamo fatica a seguire le regole? Perché molte volte perdiamo di vista la regola dell'amore e molto spesso ci ripieghiamo sul nostro egoismo. La regola dell'amore, dunque, non è solo meta da raggiungere, ma è metodo da applicare durante il cammino. Allora, una volta riconosciute nelle regole la regola dell'amore, allora facciamo sì che questa regola diventi stile.